E allora il problema dell'accoglienza, il problema dei profughi, le posizioni contrapposte, chi è pronto ad accogliere senza nessun tipo di problema, chi invece vuole alzare il livello di controllo. Di questo ancora si discute nel nostro paese e si discute doppiamente anche adesso a livello europeo. La Commissione europea ha dato il via a questa agenda e ci sono alcune novità, ma forse mancano gli interventi, quelli veri, quelli che possono cambiare veramente l'andamento di questo fenomeno, ormai globale e dai numeri veramente importanti. Di questo parliamo stasera a TV7 Match. Vi presento gli ospiti. Alla mia sinistra il professor Luciano Greco, buonasera, del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, professor Greco. Al suo fianco Michele Favero, di Indipendenza Veneta. Buonasera, Buonasera, Favero. ciao a tutti. Al suo fianco Evelina Cataldo, del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a lei, professore Manno Casen, buonasera Buonasera. professore. Al suo fianco Teresa Lapis, dell'Alto Veneto, ora possiamo, buonasera. Buonasera. Alberto Semenzato, della Lega Nord, buonasera Semenzato, anche lei grazie di essere qua. E Gianfranco Volpin, il Veneto del Fare, per Flavio Buonasera a Tosi. tutti. Buonasera Volpin, grazie di Buonasera. essere qua nei nostri studi. Allora, dicevo, prima della sigla doveva essere una giornata che si preannunciava sicuramente molto calda qua a Padova per queste due manifestazioni che si vedevano contrapposte a distanza di mezz'ora, tre quarti d'ora una dall'altra. Poi oggi c'è stato l'annuncio del sindaco di Padova, Massimo Bitonci, ha spostato, ha invitato gli organizzatori, l'Associazione dei Commercianti del Centro, a spostare appunto questa manifestazione, a spostarla alla settimana prossima, a giovedì, proprio per non dare adito a possibili situazioni. Situazioni critiche. Invece quella appunto di Padova scusatemi, Che della Padova che ospita, praticamente si è invece tenuta regolarmente, più di 1.000 persone in piazza e proprio Luciano Greco era lì questa sera. Allora, il Partito Democratico peraltro inizialmente si era un po' tenuto in disparte da questa iniziativa. Ma il Partito Democratico si è tenuto in disparte perché questa è un'iniziativa, diciamo, spontanea degli operatori sociali, quindi siamo in campagna elettorale. Io ho ritenuto di condividere la posizione del segretario provinciale che ha pensato fosse il caso di non mettere simboli di partito o di organizzazioni, ma di aderire, come abbiamo aderito in tanti, non c'ero solo io, e io personalmente sono andato appunto a sostenere, ma anche a osservare quello che succedeva più che altro. Ripeto, secondo me in questa fase su questi temi è bene evitare strumentalizzazioni di tipo politico, anche se immagino che sarà molto difficile, stasera ne avremo un esempio. No, beh, certo, ecco, ma che aria si disperava in Ma piazza? un'area diciamo tutto sommato festosa, nel senso che comunque è un'iniziativa che dimostra come l'accoglienza possa essere diciamo, svolta in maniera serena, cioè le persone che ritengono sia necessario adoperarsi per risolvere il problema dell'accoglienza sono persone che lo fanno non perché non capiscano le difficoltà di integrazione, ma anzi perché cercano di risolvere questo problema. Quindi l'atmosfera era, diciamo, certo di contrapposizione all'altra manifestazione dal punto di vista dello stile, probabilmente, nel senso che sono organizzazioni che operano quotidianamente per l'accoglienza, che hanno voluto testimoniare come questo sia un segno di civiltà e lo hanno fatto, credo, molto civilmente, anche in maniera festosa, direi. Certo. Evelina Cataldo, perché l'accoglienza oggi è ancora un problema? Perché il profugo, lo straniero fa ancora paura? Allora, guarda, io non credo che sia una questione di paura, o meglio, una parte della cittadinanza ha paura, ma perché in questi 20 anni il problema non è stato risolto alla radice. Cioè, noi crediamo, del Movimento 5 Stelle, credo che i nostri parlamentari a livello nazionale abbiano più volte evidenziato qual è il vero problema. Cioè, c'è stata una strumentalizzazione sia da parte della Lega sia da parte del PD. Da un lato abbiamo il bastone e dall'altra parte abbiamo la carota. Noi non abbiamo una visione manichea di quella che è la politica. Cioè, noi non vediamo tutto bianco o tutto nero. Noi vediamo
vediamo semplicemente il problema e cerchiamo di dare una soluzione. Tant'è che cosa è successo? Che il PD si è arroccato dietro la legge Bossi-Fini e il PD invece che cosa fa? La Lega. E il PD invece che cosa ha fatto? Ha demandato la risoluzione di questo problema al mondo delle associazioni, alle cooperative sociali, e non si è mai preso la briga di dire effettivamente le cose come stanno, perché le cose sono molto gravi in questo momento e tendono a creare all'interno della società uno scontro tra chi è italiano, tra chi è immigrato, e quindi va tutto a discapito di quella che è la coesione sociale. Noi in questo ci siamo espressi già con una mozione a dicembre firmata da Manlio Di Stefano, che ha chiarito qual è il problema e ha dato delle proposte. Cioè, a differenza dei vecchi partiti, il Movimento 5 Stelle si è rimboccato le maniche e è andato a leggersi tutte le varie normative internazionali al riguardo e ha rilevato che fondamentalmente gli accordi di Dublino, soprattutto il terzo, perché l'accordo di Dublino è vecchissimo, risale agli anni 90, ma nell'ultimo c'era una postilla che ci ha inchiodati al palo. Cioè, non è possibile che tutti questi migranti arrivino in Italia e dopo siano obbligati a richiedere asilo nello stato in cui approdano. Quindi dopo vedremo tra le varie possibilità introdotte con questa nuova agenda dell'Unione Europea. Cioè, noi anche... però che cosa abbiamo proposto? Perdoni se la interrompo, prego. Però è importante dirlo. Abbiamo proposto intanto un mutuo riconoscimento a livello europeo della condizione della persona, del richiedente asilo o di colui che è stato già identificato in uno Stato. Perché se c'è un mutuo riconoscimento significa che il problema non è più soltanto dell'Italia o dei 5 paesi che oggi si sobbarcano questo problema, ma di tutti e 28. E poi abbiamo richiesto un'agenzia internazionale direttamente nei luoghi di transito e in partenza. In questo modo l'asilante può, o richiedente asilo, quello che è, può richiedere direttamente nello Stato in cui vuole andare, perché non ci dimentichiamo che c'è il problema del ricongiungimento familiare e non ci dimentichiamo il fatto che molto spesso non vogliono approdare in Italia, ma vogliono andare in Spagna, vogliono andare in Germania, vogliono andare nel nord Europa. Dopo arriviamo anche a questo, però prima di passare, appunto, ad andare oltre, allora, tra gli organizzatori di questa manifestazione, Don Luca Favarin, fondatore della cooperativa sociale Percorso Vita di Padova, ha messo in piedi tre centri di accoglienza. Lui, appunto, è tra i promotori di questa manifestazione, lo abbiamo incontrato, sentiamo la sua voce, anche uno di un immigrato che era lì presente in Piazza Garibaldi a Padova, ascoltiamo. Questa è la vera Padova, la Padova che accoglie. E anche questa è Padova, e non si esclude nessuno, per cui anche questa è Padova. Personalmente questa è la Padova che mi piace, questa è la Padova che ci piace, quella che ha il coraggio di pubblicamente dire è bello accogliere. E tante associazioni, tante organizzazioni, tante singole persone che hanno il desiderio oggi di alzare la testa e di dirci io ci sono accanto a queste persone. E credo sia una prova di forza nei nostri confronti, per dire vediamo se ci siamo noi a portare avanti con coraggio le nostre idee, e su questo siamo vincenti. Poi non siamo contro nessuno, ognuno è libero di pensarla come vuole, di portare avanti le proprie idee. E dal dialogo, dalla rete, ricominciare dal parlarsi, dal non contrapporsi, ricominciare dal riconoscere la libertà che hanno le persone di vivere il valore dell'accoglienza. Questo valore è non negoziabile. Si può discutere la modalità, si possono discutere le strade, ma non si mette in discussione la libertà di accogliere. Quanto conta anche la conoscenza di chi arriva, insomma, conoscersi? Beh, delle persone che arrivano noi le conosciamo benissimo, la prefettura le conosce benissimo, la questura le conosce benissimo, e se qualche altro cittadino vuole conoscere questi ragazzi, parla con i responsabili della comunità e va a conoscerli, molto semplice. Come ti chiami? Ibrahim. Da quanto tempo sei a Padova? 4 anni. E come sei arrivato? Con barcone. È stato un viaggio difficile, hai visto molti amici morire. Sì, è molto difficile, è molto pericoloso. E adesso come vivi qua a Padova? Non è giusto, perché noi stiamo a vivere in 60 in una casa. Così noi vogliamo trovare una possibilità per trovare una casa, perché noi siamo tantissimo in una casa. E Padova com'è? È accogliente o no? È difficile, ma noi dobbiamo trovare una meglio vita, non è come animali, capito? Per cambiare la vita, perché noi siamo vivere in 60 in una casa, capito? Così non è giusto. Per trovare, noi vogliamo comune aiutare per noi per trovare anche una ancora a casa, perché è difficile così. Ti piacerebbe anche lavorare? Eh sì. Ascolta.
ascolta, che valore ha questa manifestazione oggi? Perché sei qua? Perché sono qua per, noi sono qua per fare questa manifestazione, per trovare una possibilità. Grazie. Per avere una possibilità. Semenzato. Allora, il signore che abbiamo sentito qui nell'ultima intervista ha parlato che vuole una casa. Praticamente tutti vogliono una casa e il Partito Democratico che in questo momento governa questo paese ha messo praticamente ha dato la possibilità a questi signori di entrare nelle case di persone che sicuramente sono in grosse difficoltà economiche in questo momento e sono disposte anche ad accogliere queste persone, delle quali però noi non sappiamo da dove arrivano, che cosa fanno, come fanno per vivere, e di conseguenza le conseguenze, insomma, le abbiamo viste, mi sembra, ieri o ieri l'altro, che uno di questi immigrati addirittura ha violentato una bambina di 6 anni. Dove? Una famiglia. Dove? Da una famiglia a Bologna. C'era sul quotidiano. C'è un fatto di cronaca. Di cronaca proprio di oggi, mi sembra. Di ieri, mi sembra. Di ieri o di oggi. Voi chiaramente la possibilità che ci sia questa diffusa ospitalità, chiamiamola così, rappresenta un rischio. Per il controllo, per la sicurezza? Sicuramente rappresenta un rischio, anche perché noi non abbiamo votato la depenalizzazione dei reati minori. Qui l'ha votato il Partito Democratico, l'ha votato il Movimento 5 Stelle e mi sembra sia stato votato anche più di uno svuota carceri che noi non abbiamo votato. Quindi questo mette sicuramente ancora più insicurezza sulla gente comune. Più sicurezza o insicurezza? Insicurezza. Teresa Lapis, allora per lei invece l'accoglienza è un valore in più, un valore aggiunto. Io insegno diritti, diritto nelle scuole superiori e mi occupo di diritti umani per l'Unione Europea, sono stata in Africa a occuparmi di violenza domestica contro le donne e contro i bambini, valutando fin da quegli anni che tanto per riscontrare quello che è stato detto, certo. La violenza domestica in quei paesi è molto inferiore rispetto alla violenza domestica nei paesi europei, soprattutto Italia, Francia e Svezia. Cioè sono una studiosa, ho lavorato in diritto penitenziario, è stata la mia laurea, quindi mi sono occupata di carceri, mi sono occupata di criminalità, di violenza domestica in particolare, quindi quando si pensa che succedano queste cose, io penso che tutte le violenze domestiche che non sono denunciate perché accadono nel dentro le case delle rispettabili persone, però non si dicono, per me pari sono rispetto a cose che accadono di persone disperate, che sono sempre gravi, perché il femminicidio è un fenomeno trasversale. Certo che quando accade in situazioni di indigenza o di disperazione, in situazioni invece di ricchezza e di benessere, bisogna chiedersi perché succedono queste cose. A parte questo problemino, giusto per esprimere il mio lavoro che faccio da 30 anni circa, è chiaro che per me l'accoglienza è il primo termine, perché scusate, io non riesco veramente a capire, non solo come persona, come donna, ma come giurista, che sia laica o cattolico, un cattolico mai più se uno è cattolico, se uno è laico deve ragionare su quello che è l'Europa, stiamo lavorando su un progetto europeo e chiediamo all'Europa di essere comunque con noi in questa situazione di fronte, no? Per occuparci insieme da una parte e dall'altra usiamo questo fronte per escludere. Cioè o siamo Europa e siamo governance, e allora abbiamo capito cosa vuol dire essere Europa, se non l'abbiamo capito continuiamo a tirare su muri e diciamo che non ci interessa niente del progetto con gli altri, quindi o si chiede per essere insieme, solidarmente per una governance, o ritorniamo a fare il governo con qualcuno che comanda e altri che dicono sia quello che comanda. Voglio dire, cosa insegno ai miei ragazzi, che è l'Europa o è un governo autoritario centrale che deve dire cosa dobbiamo fare? Ditemelo voi, cioè, io insegno diritto e relazioni internazionali, quindi. Certo. Michele Favero, voi invece siete quelli che
magari ci si potrebbe chiudere, no? No, assolutamente no. Questo, no. Intanto faccio un fuori programma di 10 secondi perché stasera per essere qui ho rinunciato a una bellissima festa, allora faccio gli auguri. E la ringraziamo. Al mio nipotino Achille, tanti auguri Achille perché è il suo primo compleanno e non posso essere... Ma ci mancherebbe, noi ci uniamo ai suoi auguri. Sicuramente Juventino però vestirà la maglia della nazionale della Repubblica Veneta, chiusa parentesi. Come se lo ricorderà allora, No, dico se lo ricorderà a lungo. Allora, tanto per stemperare un po'. No, prima cosa, noi siamo aperti al mondo e non chiusi. Chi parla di indipendenza veneta mai ha detto che faremo erigere delle mura per isolarci. È l'Italia che isola il Veneto con una politica fiscale che ha una pressione mai arrivata per le aziende del 70%. L'Italia che sta chiudendo il Veneto nei propri confini e smantellando il nostro tessuto economico e sociale, perché per la piccola impresa, parte fondamentale del Veneto, non c'è proprio nessuna speranza di resistere con uno Stato che è lontano mille miglia. Pertanto guai a noi, il Veneto è aperto nel mondo, premessa. Direi che questo è un tema però estremamente importante e andrebbe affrontato copiando dalla Svizzera, dove la democrazia è realmente democrazia diretta e dove c'è la voce del popolo che effettivamente viene data al popolo non solamente come forma scritta ma reale, e lì si chiede, si fa un referendum che cosa si può fare per l'immigrazione, ad esempio, una soluzione. Poi direi che il problema andava affrontato prima, e perché sta gente qua sta scappando ovunque senza nessuna organizzazione, perché lo Stato italiano ancora una volta, con quello che è il peggior ministro di sempre della Repubblica Italiana, ha dimostrato pessima organizzazione, pessima gestione. Gli sono scappati 100.000 profughi, da quello che so, non sanno se sono profughi o clandestini, peggio di così non si può, voglio dire. Poi ci ritroviamo nelle case, come diceva prima il signore che mi ha preceduto, non si sa chi arriva. Allora è semenzato. Alberto semenzato. È un problema, è estremamente difficile sapere chi ci arriva dentro. Allora io starei un attimino attento a questo. Bisogna affrontare il problema all'origine. Perché i paesi africani e arabi adesso stanno spendendo buona parte del loro PIL in armamenti? Hanno fatto di tutto per uccidere Gheddafi, perché era il peggior dittatore, e hanno consegnato uno Stato che era forse in difficoltà, ma dove la gente viveva, a uno Stato che è diventato un inferno. Bisogna chiedere al signor Obama e al signor Sarkozy se questa è la politica che va bene per l'Europa. Secondo me assolutamente no. Poi hanno degli studi, hanno anche detto che da qui al 2030 arriveranno circa 20 milioni di immigrati. Dove li mettiamo? Cioè non si gestisce l'immigrazione con delle manifestazioni pro o contro, perché sono delle persone. Allora, se abbiamo la possibilità di ospitarle, bene. Se non vi è questa possibilità, bisogna dire, signori cari, dovete stare a casa vostra, ma a casa vostra, anziché rubare le risorse e farle rubare dalle multinazionali, bisognerebbe costruire qualcosa per loro nei loro territori. Questa è una politica intelligente. Il resto delle fandonie, delle sciocchezze che dice l'Italia, paese conclamato ormai al fallimento, non servono a nulla, perché conta poco in Europa, conta ancora meno nel mondo. Volpini, il problema del controllo, il problema dell'individuazione delle persone. Arrivano queste persone che sono disperate e più delle volte sono dei fantasmi. Guardi, io... Lei ha esperienza, abbiamo avuto ospite tante volte in trasmissione per parlare di sicurezza. Certo. Di... No, io voglio dire solo una cosa, guardate. L'altro ieri ho visto un pullman che arrivava davanti alla questura, molto bello, bianco, meraviglioso. Vedo scendere, dico, chissà, sono stati i soliti ragazzini che vanno a fare delle gite, vengono a vedere lì. Volpini, per chi a casa non la conosce, diciamo, lei è un funzionario della polizia postale. Sì, sì. La polizia postale della sezione di Padova. E vedo sto coso che arriva e vedo scendere questi profughi, queste persone. Vede, io... sono convinto che l'immigrazione va gestita e su questo non si discute. Però io vorrei dire, noi sappiamo queste persone quando scendono, arrivano in Italia, qual è il metodo in cui va effettuato. Quando arrivano in questura bisogna fotosegnalarli, bisogna seguirli. L'altra sera hanno dormito per terra perché non sapevamo manco dove portarli queste persone. Abbiamo dovuto cercare di dargli qualche cosa perché effettivamente potessero bere, mangiare e tutto quanto. Il problema del fotosegnalamento, che poi effettivamente bisogna fare anche un altro ragionamento di numeri così ipotetici, tanto per capirsi,
su 10 persone che chiedono, dico 10 per non fare i dati, su 10 persone che chiedono asilo politico, esattamente su 10, 6 viene dato e 3, 4 viene rifiutato. Voi sapete benissimo che ci voleva prima 2 anni per avere un documento, 2 anni e mezzo per avere un documento di questo tipo. Oggi, fortunatamente, Padova e Verona hanno aumentato questi uffici per dare una continuità, per abbreviare questi tempi, perché se non ricordo male, dottore, mi sembra fosse Gorizia l'unico centro predisposto a questo tipo di ufficio, a dare questo documento, che ci voleva 2 anni e mezzo. Allora, sono dei tempi lunghissimi. Abbiamo abbreviato questo periodo, benissimo. Che cosa fanno? Tanto 6 mesi sono lì, così. 6 mesi. Cosa fanno questi 6 mesi? Cioè, non possono andare a lavorare? Non posso. Bisogna mantenerli? E chi è che li mantiene queste persone qui, signori miei? Manteniamo noi? 3. Quelli che non hanno, che non viene dato il documento di rifugiato politico, dove vanno? 4. La maggior parte delle volte li troviamo a delinquere. Questa è sicurezza? Allora io partirei da qua a dire, cos'è il concetto di sicurezza? Ma anche intanto, di accoglienza forse, no? Di sicurezza. L'accoglienza, vedete, io sono d'accordo sul fatto, perché vedete, io sono convinto che bisogna partire dal fatto di dire bisogna aiutare le persone, perché questi vanno via da una situazione di pericolo, di guerre, e questo va capito, signori miei, io non sto discutendo che è giusto o sbagliato, dico che vanno aiutati, ma allora studiamo come li dobbiamo aiutare, studiamo quali sono i mezzi migliori. Io penso che non è questo il mezzo migliore, tenerli qui con queste condizioni, in questa materia, come si sta avvenendo in questo momento, come quegli altri dell'altra sera a dormire in questura, per terra lì, perché non sapevamo dove metterli, nelle scale. Ma non è una volta, sono tante le volte che succede queste. E allora anche il fatto di queste associazioni che ci danno l'opportunità di accoglierli, ben vengano, ma andiamo a vedere l'articolo che leggevo sul giornale, che diceva l'amico qui, che leggevo sul giornale, l'albergo chiude e riapre per dare ospitalità. Scusa, perché non poteva rimanere aperto anche prima? Hanno lasciato a casa tutti per concentrarsi in questo tipo di realtà. È giusto? È sbagliato? Non lo so, ve lo chiedo a voi, insomma. Professor Casen, allora, albergatori che aprono per accogliere i profughi, e dopo sentiremo, siamo andati anche in un'altra cooperativa qua a Padova, sentiremo anche appunto come vengono accolti, come vivono, il problema che non lavorano. 6 mesi. Allora, questo problema si può vedere da tanti punti di vista. Quello che non viene normalmente utilizzato come punto di vista è vedere il fenomeno nella sua complessità. Certo. E restiamo sempre legati a sei a favore dell'accoglienza, sei contrario all'accoglienza. Allora ritengo che tutti qui dentro, e anche quelli che sono i nostri telespettatori, sul concetto di accoglienza non hanno nessun problema, anzi volentieri lo fanno. Ma come farlo? Questo è il grosso problema. Come faccio a fare accoglienza quando non sono né organizzato, né capace, né predisposto, e soprattutto c'è un governo o uno Stato, meglio, perché non cambio il governo, ma comunque la situazione non cambia. Perché cioè, non certo, è la situazione governo... è statica da tempo, insomma. Ma no, non è che improvvisamente il governo Renzi, piuttosto che prima i governi precedenti, potevano di punto in bianco organizzare una situazione di decine, centinaia di migliaia di persone che arrivano e sistemarle tutte. Perché se ci fosse un'organizzazione al mondo capace di fare una cosa di questo genere, quindi... Come diceva questo che abbiamo intervistato, dice voglio la casa, caspita, volentieri, ma non c'è problema, ma come facciamo a farlo? E questo è il grosso problema, quindi non facciamo moralismi di superficie, perché sono pro o sono contrario, siamo tutti d'accordo che vanno aiutati, ma va fatto un'analisi prima. Perché noi ci troviamo in una situazione di emergenza deliberatamente voluta e vorremmo capire chi è che vuole questo tipo di emergenza. E allora se abbiamo dei servizi, servizi intesi, servizi segreti, certo, è possibile andare a capire e individuare quali sono le cause che portano a questo fenomeno.
E allora, per carità, se uno si trova in mezzo al mare su una scialuppa va aiutato, non c'è problema. Ma però il problema va risolto alla radice. Io non posso dire ti do l'aspirina perché hai raffreddore, quando quel tipo di perdita dal naso dipende invece, non so, da un tumore al cervello. E continuo a darti l'aspirina perché tanto io sono generoso, ma che tipo di generosità è questa? E mettere la situazione dell'Italia in crisi a questo livello, dove una città c'è un movimento contrario e uno a favore. Questa è follia, perché né quelli contrari sono a sfavore degli immigrati, né quelli a favore, sono tutti e due. Ma quello credo di interpretare, perché ho parlato con molti, che quelli che sono a sfavore è sul come viene fatta questa cosa, non sul fatto che non si possa fare. Se io ho possibilità di gestire questa cosa, va fatta. Se poi andiamo ad analizzare un attimo prima cosa sta succedendo, questa è un'ondata, un'immigrazione provocata. Vi posso garantire, per conoscere l'Africa un po' più di qualche d'un altro, che non esiste una pressione di questo genere, non esiste una sensibilità di questo genere, non c'era una sensibilità di questo genere in Africa prima. Perché la gente non è che stava bene nel senso che ha tutto, ma non ne sentiva la necessità di emigrare. Dietro c'è una spinta determinata dalla comunicazione, quindi il gioco su internet è fondamentale. Abbiamo visto la primavera araba, che è stata provocata da dei Twitter, delle situazioni sulla rete, e abbiamo visto che gli immigrati sono loro stessi che innescano un meccanismo di attrazione verso l'Europa. Ce l'ho fatta, vieni anche tu, perché poi prendono i soldi, perché sono costretti. Poi la sceneggiata è molto simpatica. In ogni barca c'è una donna incinta, un bambino e sicuramente qualche immigrante che è stato buttato in acqua. E la storia addirittura è prevedibile, arriva la barca e la storia è sempre la stessa, non che non sia successo, ma la preparano apposta e la storia viene preparata appositamente e probabilmente qualcuno è sacrificato apposta perché si possa raccontare e impietosire la gente. Allora, mi pare che questo tipo di giornalismo sia un giornalismo di superficie, che fotografa come una Polaroid l'istante in cui avviene la cosa, ma non riesco a capire un attimo prima cos'era successo, che cosa ha provocato questa cosa e non so come andrà a finire. Allora, se questo è uno Stato organizzato, deve comportarsi da Stato organizzato. Lo stesso fenomeno non avviene in Grecia, anche se comincia adesso, ma per una questione di necessità economica. Ma in Spagna non succede. Zero, cioè c'è un'immigrazione ma proprio sporadica. Abbiamo visto delle persone che sul fronte africano si arrampicano sulle reti per cercare di scavalcare e vengono rimandati indietro, ma sono niente in confronto alla marea organizzata che passa regolarmente il mare. E queste sono vittime. Ma sono vittime nel momento in cui partono, sono vittime. Certo. Perché abbiamo contezza che sono costretti a partire. Allora qualcuno s'avventura, ma qualcuno è costretto. Quindi esattamente come la storia si ripete, come succedeva una volta con la tratta dei negri. Si incatenavano, si portavano, perché era un business. La persona è un business. È un business quando parte, quando la catturo, quando parte, quando percorre la strada, ed è un business poi perché farà parte di una delinquenza organizzata che sappiamo che viene prevalentemente dalla Nigeria. Certo. Allora, questa organizzazione ci sta piovendo sulla schiena. Che cosa facciamo noi, indipendentemente dal fatto che li accettiamo, e va bene che li accettiamo, cosa stiamo facendo per le nostre future generazioni? Questa è la domanda.
Certo, e dopo vedremo intanto cosa prevede di fare l'Unione Europea. Adesso io invece vorrei fare un passetto indietro, dopo le do la parola Greco, e volevo andare in questa cooperativa Populos di Padova. Hanno una ventina di persone che sono accolte. Abbiamo intervistato Carlo Munari, che ci racconta un po' come vivono queste persone accolte in questa cooperativa, cosa fanno, quanti soldi vengono dati e quant'altro, insomma, giusto per sentire. Vediamo. Ci sono dei problemi seri. Ma qui in Via Leopardi quanti ce ne sono e come vivono? Allora, sono una ventina, vivono qui, sono liberi cittadini, hanno le chiavi della struttura, possono andare dentro, fuori, di notte, di giorno, dormono, molti stanno al computer a ascoltare cose loro, cioè hanno programmi televisivi spesso in lingue straniere, il decoder da questo punto di vista aiuta, cioè ci sono sia canali francesi che canali inglesi, quindi si tengono aggiornati, fanno del volontariato, vanno a scuola italiano, mangiano, dormono. Ecco, che lavori fanno di volontariato? Cosa... Allora, ci sono dei lavori in cooperative sociali di magazzinaggio o di altri piccoli lavori, tutti coperti da INAIL. Hanno fatto anche un volontariato in un'azienda agrituristica, ovviamente sono tutti strutturati a piccoli gruppi, e alcuni vanno a pulire le scuole dopo la mensa. Ma ci spiega bene i 35 euro, la cooperativa prende qualcosa, questi 35 euro che si dice a profugo, arrivano? Allora, i 34,90 arrivano dalla prefettura, 2,50 euro vanno a loro, noi li eroghiamo alla fine del mese, 2,50 euro per ogni profugo, per piccole cooperative come noi sono 4.000 euro che escono, e poi ovviamente c'è l'affitto della struttura e i costi, il mangiare, le persone che lavorano, le persone che fanno gli operatori, e rimane un piccolo margine. Stiamo cercando tieni conto che non abbiamo ancora le carte, quindi è di ieri forse la notizia. Il rifiuto. Il diniego. Sì, sono i primi, quelli che sono arrivati più di un anno fa, che hanno avuto la commissione. Noi stiamo cercando, noi e la cooperativa di Sestante con la quale siamo in partnership, stiamo cercando appunto degli avvocati. Il problema del ricorso è che il tavolo di tutte le cooperative ha deciso che correttamente, visto che il ricorso non è uno dei servizi richiesti dalla Convenzione, non lo paghiamo noi. Il ricorso costa, ok? Perché costa solo di bolli sopra i 200 euro, c'è qualcuno che ha 200 persone, quindi 200 per 200 fa più, sono una cifra che è difficilmente gestibile da piccole cooperative sociali. E stiamo cercando degli avvocati che siano disposti a fare o il gratuito patrocinio o a prendersi carico di questa cosa qui. È un grosso problema, perché se saranno tanti sarà una massa molto grande che andrà probabilmente a impattare sul Tribunale, la Corte d'Appello di Venezia, e con dei costi notevoli. Il futuro di queste persone, o avere la conferma da parte della Corte d'Appello, oppure il rimpatrio volontario. Ci sono delle associazioni che prevedono il rimpatrio volontario assistito, quindi loro possono avere il volo, possono avere una somma per reinserirsi nel paese. È chiaro che loro cercano di stare in Europa, non solo in Italia, magari andranno in un altro paese, loro cercavano di avere la carta per poi essere cittadini europei. Noi sappiamo sicuramente che dal momento che loro hanno il diniego o il sì, perché anche quelli che hanno il sì non è che vadano fuori dalla struttura il giorno esattamente dopo, hanno 30 giorni per decidere cosa possono fare della loro vita, quindi sono in carico a noi per altri 30 giorni. Ecco, allora in quest'ultima parte, mi scuso, non l'avevo detto presentando l'intervista, nell'ultima parte dell'intervento di Carlo Munari si parla del fatto che questi 20 profughi ospitati in questa cooperativa padovana hanno visto bocciata la loro domanda di status di profugo, e adesso si avvia la procedura per, a questi costi che avete sentito, appunto la procedura del ricorso perché venga riconosciuto uno status appunto di profugo. Quindi altri soldi, altro tempo, perché è già un anno che sono qui,
e adesso ne passerà un altro anno. Luciano Greco, questo delle tempistiche per il riconoscimento dello status di rifugiato o meno è un problema serio? Sì, questo è un problema serio sul quale diciamo, si cerca di intervenire da diversi anni, perché una delle questioni che bisognerebbe sempre ricordare è che siamo in campagna elettorale e quindi il 31 si vota e il 1 giugno il problema sarà un po' minore di quello che oggi. Dice insomma che c'è una strumentalizzazione in questo periodo? Sì, un po' sì, diciamo un po' sì. No, io a parte lo scherzo, è bene proprio ricordare ai cittadini che signore, il fenomeno dura da diversi anni, con flussi che sono alterni, diciamo alcuni anni abbiamo dei picchi molto elevati e altri anni. Su quello che diceva prima il professor Casen è che questo è un flusso voluto, io volevo organizzato. Con l'ordine arrivare un po' a cercare di distinguere le varie questioni, cioè semplicemente ricordiamo che tutti i partiti, con l'eccezione ci ha ricordato il Movimento 5 Stelle, che hanno governato, hanno dovuto fronteggiare questi problemi. L'errore del Movimento 5 Stelle è non ricordare che il meccanismo introdotto dei famosi 35 euro è stato introdotto, che erano 45 all'epoca, erano 46, è stato introdotto dai governi di centrodestra. È stato introdotto per far fronte a una emergenza dei profughi che è stata trattata sempre come un'emergenza. Ora, un'emergenza è una cosa che succede una volta ogni tanto. Invece, qui stiamo parlando di un fenomeno strutturale, perché succede da diversi anni e era previsto che succedesse e continuerà a succedere. Allora, il punto fondamentale, e qui volevo rispondere anche a una questione della manifestazione. La manifestazione di oggi non era per dire noi siamo quelli che vogliono l'accoglienza, gli altri non vogliono l'accoglienza. La manifestazione di oggi è il risultato di un processo che dura a Padova da alcune settimane, che ha visto degli episodi un po' raccapriccianti, cioè l'indicazione delle abitazioni dove un privato cittadino ospita delle persone. Allora, possiamo anche stabilire che la proprietà privata non è più una proprietà privata, quindi che i cittadini diciamo, debbano chiedere all'autorità pubblica, nella fattispecie al sindaco, se possono o non possono svolgere determinate attività. Se lo fanno nell'ambito delle norme di legge è giusto anche che possano farlo. Oggi la manifestazione ha semplicemente ribadito questo punto, cioè che a fronte di soggetti che mettono in discussione lo Stato di diritto, esiste lo Stato di diritto. Questo non risolve il problema, non risolve assolutamente il problema. Andiamo alla radice del problema. È molto interessante quello che diceva il professor Casen, cioè qui ci sono degli interessi specifici che secondo me sono un po' più estesi di quelli che... Non è solo il problema dei nigeriani, c'è un problema di uno Stato fallito, che è la Libia. All'interno della Libia esistono delle organizzazioni criminali che in collaborazione con i soggetti che dominano il territorio nelle diverse aree libiche gestiscono questo flusso di migranti e somiglia effettivamente moltissimo al traffico degli schiavi di una volta. Dove vanno a finire questi schiavi? Che cosa fanno questi schiavi? Questi schiavi, se il processo non viene gestito, vanno ad ingrossare le fila dei meccanismi di sfruttamento in Italia e in Europa. Per esempio nel settore della logistica, per esempio nel settore dell'agricoltura. Allora, questo è il fenomeno da trattare. A me fa sempre sorridere quando vedo delle soluzioni, diciamo, dice adesso arriviamo noi e vi risolviamo il problema in 5 minuti. Mente chi dice queste cose qua. Vi faccio un esempio. Il presidente della regione Veneto a luglio del 2014 approva, la regione Veneto, c'era l'assessore Coletto, non era il presidente immagino lo sapesse, certo, il piano di ripartizione, piano di ripartizione dei profughi. Quindi è importante che i cittadini veneti sappiano, e anche quelli di Padova, che i profughi oggi arrivano in Veneto perché il presidente della regione Veneto, come secondo me era obbligo, nel senso che comunque si è uniformato a quello che hanno fatto tutti, certo, l'hanno fatto ha accettato altri, certo, l'arrivo dei profughi. Quindi questi profughi arrivano oggi qui perché esiste un piano approvato certo, dalla regione. Certo. Aggiungo solo un punto, salvo poi lavarsi le mani nel momento dell'azione, perché quello che succede è che effettivamente le amministrazioni comunali che hanno questo tipo di problemi hanno dei problemi aggiuntivi. Allora, se la regione accetta l'arrivo dei profughi, o è sbagliato l'arrivo dei profughi, allora quando è sbagliato
non le accetti, se hai il coraggio, oppure se invece li devi accettare, ti fai anche carico di dare una mano alle amministrazioni comunali di risolvere il problema. Ovviamente tutto ciò non risolve la questione all'origine, ma per risolvere la questione all'origine, ultimo punto, la Spagna è diversa dall'Italia, perché la Spagna di fronte, ne abbiamo già parlato un'altra volta forse, ha il Marocco che è uno stato stabile rispetto alla Libia. Certo. Quindi il problema fondamentale è che, beh, insomma, diciamo, geograficamente c'è il Marocco. Insomma. È la stessa cosa. Però, no, il Marocco è uno stato molto più stabile che controlla le proprie frontiere. È come il problema, no, no. Quando abbiamo risolto il problema con l'Albania, era perché prima si era stabilizzata la situazione nel paese e poi si è riusciti ad andare in quel paese a risolvere le questioni. Voglio dire che scagli la prima pietra, chi ha cominciato i bombardamenti in Libia, scagli la prima pietra quel governo che ha, diciamo, operato per la pacificazione in Medio Oriente e in Africa. Stiamo pagando il costo di operazioni scellerate che sono avvenute negli ultimi 15 anni di neocolonialismo. Certo. Tanto per abbiamo portato la democrazia, chiama, abbiamo portato la democrazia. Abbiamo portato la democrazia e la democrazia sta tornando da noi, questo è il punto fondamentale. Dobbiamo questo... andare in pubblicità, abbiamo il primo break pubblicitario. Sì. Dopo, quando rientriamo, il professor Casen per galanteria Evelina, certo. Cataldo e poi Michele Favaro. Bene. Tra poco, dopo la pubblicità.